qui sotto questa panchina. Ecco il ponte sul Naviglio e entriamo, abbiamo accesso a quella che viene chiamata la passeggiata dell'amore, in maniera molto romantica. Del resto Cassinetta di Lugagnano, perla del Naviglio Grande, è senz'altro uno scorcio molto romantico da visitare anche al di là della festa patronale che si svolgerà in questi giorni. Questa sera sì, si svolgerà la Stracassinetta, che è una gara podistica. Sì, è una gara podistica non competitiva, prevede due percorsi, un percorso da 3 km, diciamo il percorso baby, e un percorso da 7 km, che toccherà le vie e le ville e gli scorci più belli di Cassinetta di Lugagnano. Che sarebbero, vogliamo citarne qualcuno? Allora, sicuramente si svolgerà lungo Naviglio, passerà dal parco della villa Clarimonzin, passerà per via Roma accarezzando insomma le altre ville di delizia presenti sulla strada. Il percorso è stato pensato, messo insieme e verrà coccolatissimo questa sera dal Corpo Musicale San Carlo, che oramai è straesperto di organizzazione di Stracassinetta, perché questa è veramente un'istituzione della festa patronale del borgo. E quanti chilometri sono di percorrenza? Sì, sono due possibilità di percorso. Sì. Il percorso baby sono 3 chilometri, però tra i baby anche il vice sindaco vorrebbe correre tra i baby, insomma, cioè è un baby un po' relativo. E invece il percorso standard, diciamo, è di 7 chilometri, si può fare sia di corsa che a piedi. Per esempio io avrò il mio gruppo di cammino questa sera che viene appunto per vedere anche quanto è bella Cassinetta, e è una gara stra sentita dalla cittadinanza. E i nastri di partenza quindi dove e a che ora? Allora, la convocazione è per le iscrizioni alle 18 presso la sede della Proloco in via Trento. Quindi ci si può iscrivere anche, esatto, all'ultimo momento. Esatto, ci si poteva iscrivere prima, ma ci si può iscrivere anche stasera all'ultimo momento. Troverete lì i responsabili e diciamo volontari della Banda San Carlo, che saranno pronti ad accoglierli. Poi le partenze saranno per la 3 km alle 7:10, così che i bambini insomma che scalpitano per andare partono e vanno, e invece lo sparo per gli adulti, insomma, ci si raccoglierà dalle 7:15, 7:20, lo sparo sarà attorno alle 7:30. Alla fine della gara, risottata. Per tutti. Anche qui i volontari della Banda San Carlo sono state delle macchine da guerra vere e proprie, perché sono riusciti a trovare il modo di assicurare il risotto nonostante non si possa usare la cucina. Insomma, sono riusciti a superare ogni ostacolo possibile e inimmaginabile, quindi anche voi superate l'ostacolo della soglia di casa e venite a correre. Un invito al quale non si può senz'altro rinunciare, sia per chi avesse voglia di cimentarsi nell'attività sportiva, ma anche per quelli che un po' appesantiti magari dagli eccessi estivi hanno voglia di gustarsi un ottimo risotto cucinato con lo spirito di solidarietà e di comunità della Perla del Naviglio, Cassinetta di Lugagnano. Ringraziamo Paola Ornati e ci diamo appuntamento a stasera